Sabato e domenica prossima gli incivili troveranno la polizia provinciale a fare controlli e a elevare multe. È la promessa del presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, il giorno dopo lo scempio perpetrato a danno della Via Verde, con i cancelli che ne delimitano l'area di cantiere letteralmente abbattuti. L'episodio, bollato come un vero e proprio atto vandalico, si è consumato nella prima giornata estiva senza lockdown, che è stata la festa della Repubblica. Una cinquantina le auto che si sono intrufolate lungo la lingua d'asfalto nero dopo che qualcuno ne aveva divelto le recinzioni. Sono furioso, furioso, dico, non è congeniale una persona come me che cerca sempre di capire le esigenze degli altri, quello che è successo ieri in particolare a Fossa Cesi, cioè entrare, aprire i cancelli, abbattere le transenne, i reticolati che vanno a coprire quindi quello spazio della pista. In questo modo veramente rivela un senso civico che non è tollerabile. Sabato e domenica prossima attiverò gli agenti provinciali, perché saremo capaci quindi di sanzionare tutte le persone che hanno preso la pista, la ciclovia, come un parcheggio. I parcheggi la provincia, per quelli che ha a disposizione, li ha messi a disposizione gratuitamente, quindi chi vuole andare al mare parcheggiasse, si fa una bella passeggiata di 100 metri e non andasse a parcheggiare su una opera strategica che, se la trattiamo in questo modo, non riusciamo nemmeno a inaugurare. E io richiamo alla presa di responsabilità di queste persone sciagurate e sconsiderate, che si sono comportate in maniera veramente vandalica e hanno messo a soqquadro la ciclovia. La provincia chiederà anche il supporto delle forze dell'ordine e delle polizie municipali delle varie località lungo la costa dei Trabocchi. Disponibile sin da subito si è detto anche il sindaco di Fossa Cesia, che chiede un incontro tra tutti i comuni e l'ente provinciale titolare della pista ciclopedonale della Via Verde. È chiaro che tocca soprattutto alla provincia. Ricordo che la provincia, con la riduzione di personale, ha solo 4 vigili provinciali che condividiamo con la regione, quindi questo è molto difficile, quindi occorrerà veramente chiedere l'aiuto delle polizie municipali e vediamo delle forze dell'ordine, perché quello che sta accadendo è veramente insostenibile.